Benvenuti all'edizione di lunedì 23 aprile dello Sport G, calcio prima divisione. La salvezza diretta non è più una missione impossibile. L'Andrea di Cosco sovverte i pronostici al debutto di Super del Siracusa con una rete di Umberto Del Cuore all'83esimo. Biancazzurri, che centrano il terzo successo in 4 gare, si portano a 34 punti, appaiati con il Feralpi Salò ad un passo dalla zona salvezza. Mercoledì prossimo, nel recupero della 31esima giornata, il team andriese andrà a far visita proprio al team lombardo. Prezioso pari esterno per il Barletta, che impatta 2-2 sull'ostico campo di Cremona. Biancorossi in vantaggio al 12esimo con Guerri, ma la cremonese ribalta la situazione con le reti di Lenucci e Dettori. Il definitivo pari viene firmato da Di Gennaro al 77esimo. Il Barletta sale a quota 44 punti in compagnia della cremonese e mercoledì a Putiglia arriva lo Spezia per una sfida decisiva in chiave playoff. Eccellenza. Tifosi in delirio al Gustavo Ventura di Bisceglie, dove il team nerazzurro di Ragno festeggia la promozione in Serie D conquistata nella finalissima del Flaminio, battendo 4-1 il Francavilla nell'ultima giornata di campionato. Assegno Moscelli, autore di una doppietta, di Rito e Tenzone. L'ultimo impegno della stagione per la squadra bisceglese sarà la Supercoppa di Puglia contro il Galatina, vincitrice della Coppa Puglia di promozione. Calcio a 5. Dopo la Sarinis, promossa in Serie B la scorsa settimana, può far festa anche il Futsal Barletta, che nell'ultima giornata del massimo campionato regionale supera 5-4 il Pellegrino Altamura e accede ai playoff e dovrà vedersela con l'FG Castellana. Vittoria inutile per il Città di Andria, che supera al Palasport l'Alberto Calcio a 5 di San Pietro Vernotico, ma è condannata alla lotteria dei playout. I biancazzurri di Sipune, nella semifinale degli spareggi per non retrocedere, affronteranno il Pellegrino Altamura. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima edizione dello Sport G.